Ciao amici di Con, scusate il vento, ci troviamo a Sperlinga, un piccolo comune della provincia di Enna, siamo nella Sicilia centrale, alle mie spalle il paese di Sperlinga col suo incredibile castello. Andiamo a scoprirlo. Allora, cominciamo dal nome, dicendo che Sperlinga deriva da Spelaion, che in greco vuol dire grotta, cavità, ed effettivamente tutto il paese, questo paese che adesso conta circa 600 abitanti, uno dei più piccoli della Sicilia, è in parte scostruito, quasi tutte le case sono in parte costruite scavando, ricavando ambienti anche dalla roccia stessa. È interessantissima la parte, quella più in alto, dove c'è questa immersione quasi verticale di arenaria sul cui sono attaccate e costruite tutte gli edifici, quelli più importanti, sia del borgo medievale che del castello medievale. L'occupazione dell'area è da far risalire all'età preistorica. Già durante l'età del bronzo vengono costruiti all'interno dell'edificio, della sommità di questa rupe, dei vani rupestri, che infatti verranno anche riutilizzati più tardi dal castello medievale che compare nelle cronache nell'undicesimo secolo, verso il 1080, quando viene costruito dai Normanni. In seguito agli eventi dei Vespri siciliani del XIII secolo, viene rafforzato e cambiato completamente e la sua forma diventa molto più imponente, come vedremo dalle riprese all'interno. Siamo ai piedi della rupe su cui è costruito il castello e il villaggio nella parte più bassa. Come vedete, ci sono molte cavità scavate, si riconoscono anche ad occhio nudo, attinenti a cantine o aree di lavorazione archeologica. Sicuramente è uno dei castelli più belli della Sicilia centrale, ma sicuramente quello con la storia più caratteristica e curiosa per come è stato costruito e per dove è stato costruito. Andiamo a scoprirlo. Siamo ai piedi del castello, all'entrata. Vediamo che c'è anche il Museo della Civiltà Contadina che è ospitato all'interno di una grotta. Da qua sotto vediamo questa rupe inaccessibile, verticale, con il corridoio che dopo attraverseremo dove ci sono le scuderie e le prigioni. Vediamo come ci sono stati una serie di interventi cucci scucci all'interno della tessitura muraria. Sicuramente c'era un ponte levatoio che è stato poi tolto e tamponato anche perché era molto più grande della prima entrata. Vediamo, c'è il tamponamento con la portata più piccola. Entriamo ora nel castello. Questa qui è la porta che conduce alla prima area del castello, vedete in parte scavata nella roccia, in parte coperta da una volta a botte. Gli incavi per la seconda chiusura. Che porta quindi al piano mediano. Vedete anche qui un'area scavata. E ora saliamo verso quello che è uno degli spazi più suggestivi dell'area, che è questo corridoio. Chiamato le scuderie, infatti sono rimasti ancora gli agganci per gli animali. Chiaramente c'è stata una rielaborazione degli spazi e quindi quegli ambienti che erano abitazioni troglodita, chiamiamole così, rupestri, sono state trasformate in età medievale in aree castellane. Vedete, c'è anche, sono altri scavi,
portano verso l'esterno, questa chiamata la porta falsa, che in realtà porta verso uno strato di piombo. Vedete la vista? E qui l'area delle carceri borboniche, così chiamate perché in quest'area delle scuderie venivano tenuti i carcerati. Sono ancora i ganci, gli alloggi dei ganci sui muri. Qui, canale di tiraggio che serviva per basamento dove veniva fatto il fuoco, probabilmente per scaldare. Non doveva essere un gran ambiente salutare, tenendo conto che siamo a 700 metri d'inverno, qua nevica anche. Ed eccoci verso questa cella più. Scosta e l'entrata del castello. Facciamo un altro passaggio, stavolta in senso contrario, godendoci anche la vista verso l'esterno di quest'area talmente suggestiva. Scusate la camera che balla, ma il fondo non è perfettamente regolare. Qui sono stati praticati dei rinforzi quando fu restaurato il castello, perché altrimenti c'era il pericolo di crollo, dato che l'arenaria è facilmente scavabile, sì, ma si spacca anche di secco in un colpo solo. Ora passiamo all'ambiente attiguo, che è la cosiddetta sala del principe. Ospitano mostra di arte contemporanea. Abbiamo molti rattoppi. Questa porta a sesto acuto che si apre su una bellissima bifora. È una vista sul paese. Qui ci troviamo nelle grotte scavate nell'arenaria, al di sotto del castello, probabilmente legate a culti, secondo le ricostruzioni storiche, culti ipogei. Qui vediamo le 12 nicchie che, secondo la teoria, fungevano come una sorta di orologio. E continuiamo in questa incredibile passeggiata in questi ipogei scavati, come vedete, irreali. La sedimentaria si presta a questo genere di attività. Chiaramente venivano utilizzati anche in epoche successive a quelle protostoriche come aree di raccolta, cibo, acqua, così via. Qui una delle viste da fuori, verso fuori, verso il paese. Di certo è uno dei castelli più suggestivi della Sicilia centrale, della diversità totale. Di queste aree. Vediamo il paese dall'alto. Ci troviamo nell'area castellana, diverse stanze che stanno sopra gli ipogei. Queste stanze erano destinate soldati, probabilmente, ma anche per distanza per il Signore.
Vedete, roccia che sale, sedimentaria, la tessitura muraria che va a completare l'opera. Qui una porta tamponata, chiara, intervento. Ricordiamoci che è stato costruito a fasi successive. Qui abbiamo l'uscita che porta verso l'alto, che è uno dei belvedere del castello. Vedete come si può spaziare. Attorno paese e il castello. Interessantissima quest'area identificata come le cucine. Vediamo un lavabo con lo scarico verso l'esterno, quello che rimane di un forno a volta, un altro focolare e una serie di altri focolari per cucinare in batteria. In maniera conservata in maniera eccezionale. Quindi queste erano le cucine. E fuori dalle cucine si risale verso l'area centrale, passando chiaramente per la magnifica Siamo entrati da dietro l'abside. Adesso ci gireremo per inquadrarlo. Vediamo. Molto suggestivo. L'altare. Una serie di cisterne che abbiamo visitato prima, che erano qui gli ipogei. Saliamo ora verso l'alto, vedete, in parte utilizzando gli antichi scalini, dove non possibile, usando moderne e sicure scale di ferro. Certo, però camminare qui è altamente suggestivo. Vedete, questa canaletta serve per lo scarico dell'acqua quando piove per evitare che eroda ulteriormente. I gradini. Sono parecchio. L'ultimo strappo, veramente ardita come salita, su questi gradini fortemente consumati dall'acqua, non potevano scavare una area per far scendere l'acqua lateralmente. Sono suggestivi e portano verso questa porta ogivale, sormontata da merli a coda di rondine. Arrivando verso la parte alta del castello, che, come potete vedere, si sviluppa nella parte alta per il presidio del territorio. Lungo questo lungo crinale, scusate l'ansimare, ma è ripido.
fino ad arrivare al picco più alto dal quale si domina tutta l'area a 360 gradi. Protette da delle grate, abbiamo verso la sommità e anche più verso la parte bassa. Ci sono tre cisterne per la raccolta dell'acqua piovana che la gente ormai usa tipo fontanetta, ributtandoci soldi sperando che porti fortuna, perché chiaramente in caso d'assedio l'acqua era la ricchezza principale. Quindi anche la raccolta dell'acqua probabilmente veniva convogliata tutta l'acqua tramite queste rigature, incisioni che portavano fino alle cisterne. Questi muretti a difesa sono posteriori, chiaramente. La funzione principale era quella di fare in modo che l'acqua entrasse. Pensate quanta acqua può cadendo raccogliersi in questa sommità, quindi andava trattenuta, cosa che avviene anche in quest'altra cisterna. Chiaramente, quando si vede la presenza dell'acqua, dei segni. Ma abbiamo anche altro appena qui sotto e andiamo a vederlo. Infatti, ci troviamo di fronte a una stanza ipogea. Alla stanza ipogea si accedeva dall'ala dell'arco. È una stanza molto buia, non si vede molto. Vediamo, ci sono delle nicchie dove venivano messe le lucerne. E probabilmente era una zona di ricovero per i soldati durante gli appostamenti. Riscendiamo. Cari amici di Econ, ora stiamo inquadrando da nord-ovest. Come vedete, il castello è a tutti gli effetti inaccessibili da ogni lato. Non a caso ci fu un periodo durante il Medioevo in cui gli assediati resistettero ben un anno grazie alle riserve di acqua, grazie alle riserve di cibo, chiaramente alla facilità con cui era possibile difendersi. Dalla Sicilia centrale è tutto, spero che questo vi sia piaciuto e vi inviti alla scoperta di quest'area che è unica nel suo genere. Ciao a tutti da Michele.